presidenti dei consigli regionali d'Europa, segretario generale della Regec, autorità civili e militari e signore e signori. Noi siamo qui oggi prima di tutto per congratularci con Nazario Pagano, per congratularsi con il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo che assume oggi un incarico importante, un incarico che potrà essere d'ausilio a tutto il sistema regionale europeo e che potrà essere d'ausilio anche al ruolo che potrà avere l'Abruzzo in questi consessi. E quindi non era mai accaduto prima che l'Abruzzo avesse il presidente dell'Assemblea legislativa delle regioni d'Europa, né era accaduto che avesse contemporaneamente il presidente dell'Assemblea legislativa d'Europa e il vicepresidente dell'Assemblea delle regioni europee l'APE. Che cosa significa questo? Significa che l'obiettivo che ci siamo posti sin dall'inizio era quello di guardare qual era la situazione dell'Abruzzo e quali erano, diciamo così, i processi che in qualche maniera l'Abruzzo poteva, non dico governare, ma che contribuire a elaborare in sede europea. Soprattutto qual era il grado di integrazione dell'Abruzzo rispetto a quelle che erano le politiche europee, quali erano i livelli di conoscenza di quelle che erano le decisioni europee, quali erano i livelli, insomma, con i quali l'Abruzzo poteva giocare un ruolo doveroso per certi versi. Ebbene, quello che abbiamo visto è che l'Abruzzo non aveva questi ruoli, non aveva flussi informativi sufficienti, non partecipava ai processi ascendenti decisionali, come ha detto giustamente Nazario Pagano, e aveva fatto delle scelte che potevano sembrare anche di isolamento per certi versi, non aveva creato quelle reti e quelle alleanze che erano assolutamente necessarie se una regione vuole tentare di giocare le proprie carte e influire su quelli che sono i processi decisionali ascendenti. E allora abbiamo cominciato a lavorare su questi temi, anziché nominare dirigenti, anziché avere del rafforzamenti di strutture europee che magari poi negli anni avevano prodotto quello che avevano prodotto, abbiamo detto qui c'è necessità assolutamente di alleanze, di reti di relazioni, perché oggi lo sviluppo passa sempre di più attraverso una rete sempre più vasta di alleanze, di soggetti e di attori. E su questo abbiamo tentato di lavorare. Nazario Pagano ci è riuscito in maniera brillantissima, ringrazio il presidente Kessler e tutti coloro che hanno inteso appoggiare l'Abruzzo e la candidatura di Nazario Pagano. Ora, se è vero che, come diceva il presidente Testa, l'Abruzzo vive un momento difficile, per il debito che c'ha enorme, per la crisi economica, per la sanità, per il terremoto, dobbiamo anche dire, visto che oggi si parla di Europa, che l'Europa non se la passa molto bene. Una popolazione che invecchia, ci sono altri territori che competono con noi, dove invece hanno dei tassi di sviluppo molto forti, hanno una popolazione giovane, una popolazione che dove determinerà dinamismo, determinerà iniziative, intraprendenza, rischio e quindi crescita. L'Europa invece ha un tasso di invecchiamento forte, rilevante rispetto ad altre aree del mondo. Ha una scarsa crescita economica. Non parlo in termini di sviluppo, ma parlo proprio in termini di crescita economica. Ha un forte indebitamento, alcuni differenziato per la verità, ma un forte indebitamento pubblico e in alcuni casi delle situazioni che invece non tengono tanto conto dell'indebitamento pubblico quanto del deficit dei vari paesi annuali. Combinando questi due effetti poi vediamo che si sviluppano quelle crisi finanziarie che hanno messo per la prima volta anche qui nella storia all'attenzione di tutti e alla consapevolezza, aggiungerei, di tutti che possono fallire anche gli stati sovrani, che possono fallire non gli stati del terzo mondo che magari uno dice ma insomma è naturale un paese dell'Africa, no, qui possono fallire paesi che fanno parte dell'Unione Europea, quindi paesi che fanno parte del mondo occidentale, paesi che negli anni sono stati leader per quanto riguardano i processi economici. Il fatto della Grecia deve essere significativo per tutti, per l'Unione Europea in primis, ma anche per l'Italia. E questo io credo che debba essere una delle caratteristiche
diciamo che delle questioni che dovremmo affrontare attentamente anche nell'ambito dei nostri consessi, cercando in qualche maniera di contribuire a delle politiche di cui vorrei parlare che possano migliorare l'Europa.